Allora, buongiorno a Maurizio Gasparri, buongiorno a voi. Vicepresidente del Senato, volto, buongiorno. Come dire, simbolo, l'ultimo superstite. Gasparri, non so se ieri sera ha fatto qualche scongiuro o qualcosa. No, ho letto un suo articolo da qualche parte, navigando sulla rete. Non gli sfugge niente. L'unico che mantiene un ruolo di primo piano. È vero. Chi, cioè, della prima linea di quella che fu la classe dirigente di AN e prima ancora del Movimento Sociale, è rimasto solo Gasparri. Vabbè, a parte che gli altri ci sono, perché c'è Matteoli, Alemanno, vedremo adesso che cosa farà. Certo che vuol dire che ho fatto delle scelte più oculate. Io credo in un grande partito unitario di centrodestra e ci credo oggi come ieri, perché ho più una visione tipo il Partito Repubblicano americano, dove varie anime si contendono con le primarie, con il dibattito, la leadership, i vari ruoli. Ecco, non si sente solo in questo? Non si sente il solo, no, a crederci? All'interno del PDL? Ah beh, guardi, probabilmente possa essere anche solo, non lo so. Spero di no. Credo che ci siano altri, indipendentemente dalle provenienze, che credano a questa impostazione. Perché io ritengo che comunque il bipolarismo sia un valore. Addirittura mi illudevo che si potesse andare verso il bipartitismo, prima o poi ci si potrebbe tornare, un modello tipo quello appunto democratici, repubblicani, americani, dove pure ogni tanto spunta qualche terzo polo, ma che poi viene subito riassorbito. Io ritengo che quindi questo debba essere il modello tuttora all'interno del quale confrontare le varie anime, quella più cattolica, quella più liberal, quella certo, più attenta all'economia, quella più attenta. E come dice la Santanchè, che è mancato Berlusconi a livello locale, o c'è un'analisi magari più complessa da fare? È un'analisi sicuramente più complessa, nel senso che noi abbiamo avuto una serie di problemi. Allora, se viene meno un motore aggiuntivo di destra, il mondo della destra di cui lei ha già scritto, analizzato, e la Lega, il centrodestra si indebolisce. Quindi chi dice torniamo a Forza Italia, l'ispirazione originaria, come erano belli i tempi andati, sbaglia analisi, perché questo non è il momento di restringere il campo, ma di allargarlo, perché rinchiudersi in un recinto più ristretto sarebbe un errore. E parcellizzare l'offerta con più liste, più robe, mi pare che insomma si sia tentato, poi sì, quello prende l'1,8, quello lo 0,5, se poi li metti insieme prendono il 4, che te ne fai? Non è risolutivo. Quindi io credo che si debba fare esattamente il contrario. Non è il problema del partito leggero all'americana il futuro, semmai è proprio il contrario, il partito pesante è radicato sul territorio. Ma c'è un effetto governo? Ma non credo, anzi, ma questo è un risultato che forse tranquillizza il governo. No, però voglio dire, il PDL paga come a volte pagò la sinistra la strana alleanza con i suoi nemici. Il PDL paga il fatto che non c'è la battaglia politica intorno a Berlusconi, guidata da Berlusconi. Lei consideri che questo turno elettorale di questi giorni è diciamo la ripetizione a 5 anni di distanza di quello del 2008. Nel 2008 noi vincemmo in molte città anche per l'abbinamento con le elezioni politiche. Fu una tornata elettorale vincente. A Roma Alemanno nel 2006 aveva avuto un risultato più o meno analogo a quello di ieri. Nel 2008 probabilmente anche perché lui si era meglio organizzato, era più rodato, ma anche perché ci furono le politiche, come lei ricorderà, ci fu un ottimo risultato e il ballottaggio si svolse sull'onda della vittoria delle elezioni politiche, quindi in un clima di totale euforia per il centrodestra, mentre il centrosinistra mollava. Rutelli, che come le ricorderà conosce quanto me le vicende romane bene, era considerato dalla sinistra certo, una specie di traditore, poi di fatti Rutelli abbandonò il Partito Democratico, insomma la vicenda la ricordiamo tutti. Quindi io credo che da un lato ci sia sicuramente quello che è stato scritto, il modello, la destra, eccetera, però attenzione, questo poi diventa un'analisi un po' oleografica, siamo nel 2013, in un'altra fase, allora ritengo che non è che ritorna al passato, quelli li fanno Forza Italia, quelli fanno la destra, oh che marabello il mondo, siamo in un'altra fase e secondo me bisogna nel bipolarismo attuale, con le difficoltà attuali, perché attenzione, l'abolizione tendenziale del finanziamento pubblico dei partiti è un ostacolo alla organizzazione di partiti tra virgolette pesanti. Questo tutti dicono, partito che fa il fundraising, che si autofinanzia sul territorio, eccetera, cose inevitabili, no? Perché l'abolizione del finanziamento pubblico è una cosa che è ovvia, è inevitabile, anche giusta vista la situazione che c'è. Tutto questo crea un problema, come fare dei partiti radicati
avendo meno mezzi. La sinistra in questo ha storicamente dalla sua un vantaggio, associazionismi, sindacati, radicamenti, un migliore rapporto con l'informazione, perché paradossalmente si dice Berlusconi il suo conflitto di interesse, ma la realtà del mondo dell'informazione è esattamente all'opposto. Quindi il problema è molto molto complicato e bisogna esserci. Anche il discorso che uno dice adesso cambiamo, mettiamo gente più giovane, deve avere gente che smuove consenso ed è radicata. Uno può essere più giovane o più anziano, ma se non smuove persone non è che una bella faccetta nuova di per sé è risolutiva. E questo se è il punto, la bassa, la bassa partecipazione penalizza di più il centrodestra? Esistono ancora, come dire, la militanza di sinistra o lo zoccolo duro che ha un peso specifico? Perché secondo me si è un po' sottovalutato che ha votato uno su due. Questo fatto deve far riflettere anche la sinistra, che oggi è contenta e ha ragione, io al posto loro pure sarei contento. Però credo che ci sia, da fare una riflessione su un dato, come dire, comunque di organizzazione. Perché la sinistra, pur nella diminuzione degli elettori, anzi forse a maggior ragione, fa valere di più un'organizzazione, un radicamento, una consuetudine alla quotidianità della politica. Io che sono uno che è abituato alla quotidianità della politica, alla militanza della politica, come lei ben sa, vedo che molta gente questo tipo di fatica la considera quasi una cosa inutile, ascoltare le persone, andare a fare manifestazioni. Insomma, credo che da questo punto di vista invece non ci si può limitare al rito salvifico del grande incontro di opinione col leader, che è fondamentale. Questo centrodestra senza Berlusconi sarebbe condannato all'irrilevanza, però attenzione, devi anche organizzare la quotidianità quando non si vota per Berlusconi. Dopo abbiamo un voto più di opinione che strutturato, e nel momento in cui c'è la diminuzione dei votanti paghi questa conseguenza, non c'è dubbio, non è le cinghie di trasmissione di sindacati, associazioni, che alla fine quando ci sono i momenti di bassa raccolta sono fondamentali, perché se vota meno gente quel tipo di strutture ti garantiscono quel minimo, no, garantito, che alla fine quando poi vota poca gente è decisivo. Gasparri, ma è vero che il candidato, se Alemanno avesse fatto un passo indietro, il candidato potenziale e naturale al Campidoglio era lei? Ma guardi, questa è un'altra antica questione, io non ho mai pensato in questa fase di cambiarmi al Campidoglio. Le racconto che nel 2008, ma credo che gliel'ho già raccontato, Gianni Alemanno, che era stato candidato nel 2006, parlò con me di questa ipotesi della candidatura. Ci incontrammo un mercoledì sera in un ristorante romano, io e lui da soli, mentre c'era una partita, credo Roma-Real Madrid, io non andai allo stadio, pur romanista, e Gianni insistette con me perché io mi candidassi al sindaco di Roma, parlo del 2008, e anche Silvio Berlusconi era favorevole a questa ipotesi. Fece anche un comizio a Roma in cui annunciò un candidato molto noto nella città con un cuore grande. Non fece il mio nome, ma era il profilo. Lui mi chiamò, io gli dissi: guarda, io per carità non è una cosa che mi attira particolarmente, però se è necessario, io sono un militante, sono uno che non si tiene dietro, però parla neanche con Fini, perché non vorrei che poi sembra una roba che uno scavalca, erano i primi tempi del PDL. E poi Alemanno insistette con me e disse: vabbè ragazzi, alla fine mi rendo conto che tocca a uno di noi che sia conosciuto, che abbia, come dire, la forza per farlo. Dopodiché il sabato mattina, questo avvenne il mercoledì, il sabato mattina mi chiamò Fini dicendo: guarda Maurizio, ti dico una cosa, Gianni ci ha ripensato, vorrebbe candidarsi, tu che ne pensi? Ti guarda, era la mia tesi, io per cui non ho alcuna difficoltà, chiamai Gianni, perché mi chiamò Fini, così quasi come per togliere un po' Alemanno dall'imbarazzo, perché mi aveva detto una cosa, ma ripeto, io non avevo assolutamente chiesto, è come in una squadra di calcio, c'hai due attaccanti, e tra di loro discutevano questi giocatori di chi doveva giocare la partita. Chiamai Gianni, se stai assolutamente sereno, sarò il tuo primo sostenitore, tu ti sei già impegnato al comune, lui era stato consigliere comunale perché dopo la candidatura del 2006 non aveva vinto con Veltroni, però aveva continuato a occuparsi del partito territoriale, era in Campidoglio, aveva fatto il responsabile di AN sulla città,
E quindi poi facemmo quella cavalcata elettorale, io l'ho sostenuto anche in questa occasione. Se il ricordo di Gasparri è vero, era il 19 febbraio 2008, Roma 2, Real Madrid 1. Perché è stato... Che bei ricordi, che bei ricordi. Altri tempi. Altri tempi. Io non so manco dove stare, siamo andati, io eravamo da soli, al ristorante da Fettigno, qui vicino al Parlamento, uno che sta qui vicino a Piazza Capranica, e parlavamo di questa, poi lui ci aveva ripensato perché i suoi amici dissero no, ma Gianni devi tentare, io siccome ero assolutamente sereno, e mi ricordo anche che poi facevamo la conferenza stampa di presentazione della sua candidatura, andavamo alla conferenza stampa, stabilimmo l'orario in modo che io potessi essere... Lei avrebbe potuto fare meglio, Gasparri, sia sincero. Sia sincero, se avesse corso questa sfida avrebbe fatto di più. No, guardi, qualche punto in più e in meno, le rivela anche qui un altro retroscena, i regionali di quest'anno, allora, indecisione sulla candidatura, sostenevo che si potesse candidare una delle donne del PDL, o la Lorenzin, Angelilli, la Lorenzin e l'Angelilli furono convocate una sera da Berlusconi per parlare con loro. Berlusconi le conosceva, però volle insomma confrontarsi con loro. Saggiare. Poi alla fine Storace invece insisteva molto, no, per la sua candidatura. Io francamente, pur nel rispetto all'amicizia con Storace, era un po' un déjà vu e quindi ero più favorevole a queste candidature di giovani donne. Alla fine tutto il gruppo dirigente del PDL, le parlo dell'ultimo mese di gennaio, sì, fece commissionare un sondaggio, Verdini, Cicchitto, Alfano, Berlusconi, e da questo sondaggio fatto dalla Ghiseri risultava che io rispetto a Storace avevo qualche punto in più, ma nulla di risolutivo, vedete, non sono un presuntuoso, e quindi avrebbe vinto lo stesso l'avversario della sinistra. La mia candidatura aveva qualche punto di vantaggio, ma a quel punto ho detto a Berlusconi e a tutti gli altri, se io mi devo poi candidare al Senato per proseguire un impegno nella politica nazionale e contemporaneamente faccio il candidato alla regione, non mi pare serio, perché do al mio competitore il vantaggio di poter dire sì, Gasparri si candida alla regione, però poi si candida contemporaneamente al Senato, perché evidentemente... quindi voglio dire, il sondaggio, anche se stiamo fatto un sondaggio adesso, casomai, chi non aveva amministrato e quindi non aveva avuto il logoramento di tutte le fatiche amministrative, certo, poteva anche, certo, risultare in un sondaggio un po' meglio, ma non sarebbe stato risolutivo. Quindi le parlo di una cosa testata a gennaio, a mio vantaggio, ma senza essere risolutivo. Se fosse risultato che io prendevo il 70% e Zingaretti il 30%, non avrei potuto dire di no. Io avevo detto all'epoca, investiamo su una figura nuova. Però il sondaggio è a bocce ferme. Poi alla fine Francesco ha insistito con la candidatura, il PDL lo ha sostenuto e nulla da recriminare neanche su questo. Sì, è chiaro che però bisogna ripartire da situazioni forti e radicate, anche le situazioni nuove, le ho fatto un esempio concreto, si deve riferire a persone che hanno un'esperienza, i nomi che le ho fatto, per esempio appunto la Lorenzin, poi difatti oggi fa il ministro nel governo Letta, quindi non è una persona, come dire, improvvisata né appunto inadeguata, avrebbe voluto fare bene anche quel tipo di attività e fare il capo dell'opposizione poi alla regione. Insomma, la politica è una cosa complicata, non ci sono soluzioni magiche, dei cicli si chiudono, poi le cose ripartono, bisogna sempre guardare avanti. Qual è la prima cosa che deve fare il PDL? La prima, secondo lei? Secondo me è abituarsi appunto alla politica quotidiana sul territorio, perché poi in una città non è che all'ultimo ti inventi un candidato oppure riproponga, ecco, per cambiare lo scenario romano, che è quello più evocativo, e Gentilini, e pure lui, 84 anni, che fai? Però vedi, il dato è abbastanza omogeneo, perché è vero che il dato di Roma, tutta la storia della destra può suscitare un'attenzione, ma la invito a fare un'analisi un po' più generalista. Io ieri sera ero a Milano perché ho partecipato alla trasmissione televisiva, ho preso l'aereo stamattina presto da Milano, quindi nel leggere i giornali nella edizione milanese vedevo che in tutta la Lombardia, a parte sì, Brescia e Lodi, che sono dei capoluoghi, Carate, Brianza, Cinisello, Balsamo, tutti questi comuni, no, che evocano, no, una tradizione casomai più dell'area moderata, hanno tutti visto la vittoria della sinistra. Quindi quando tu hai un dato che va da Ragusa, anche un dato Carate, importante, Brianza, della Sardegna, Iglesias, sì, il dato di Iglesias, la Sicilia, poi, sorprendente, la Sicilia, il ritorno, quindi, di Bianco a proposito dei ricorsi. Sì, appunto, che non è poi nemmeno particolarmente nuovo, mi dispiace perché Canelli, che venire, è stato un buon sindaco. C'è un dato omogeneo, quindi questo deve far riflettere, perché fare solo l'analisi un po' facile, tra virgolette, come articolo che ho visto molti oggi hanno fatto,
sulla destra a Roma, eccetera, eccetera, sì, insomma, è un po' una oleografia. Il problema è un po' più vasto, perché ripeto, quando tu c'è una situazione che va da Messina a Cala di Brianza, hai un problema di come organizzarti sul territorio e delle scelte da fare. Quindi la dubbio. Risposta non è il partito leggero, che può andare bene per una sfida politica di opinione intorno a un leader forte come Berlusconi, ma è il contrario. Come farlo, come non farlo? Non penso di avere il monopolio della ricetta, ma bisogna alzare, imboccarsi le maniche e cercare le soluzioni. Neanche la soluzione, appunto, dice prendiamo quello, è più carino, più una bella faccetta sul territorio, con la metà della gente che si astiene, con la diffidenza verso la politica, la bella faccia, solo di cambio generazionale non è di per sé esaustivo se non è avvertito come una proposta, un progetto serio. Però so che lei non li ama, ma allora lo stesso ragionamento deve valere per il Movimento 5 Stelle. Se è vero che un partito attrezzato come il PDL ha più difficoltà nelle amministrative, anche il 5 Stelle. Siamo in un'altra patologia, lì siamo di fronte a uno che urla, che copre le telecamere. Cioè, se io dicessi le cose che dice Grillo, la Federazione della Stampa avrebbe già indetto giustamente 6 scioperi. Invece Grillo può dire copre le telecamere, andate a fanculo tutti i giornalisti, fare minacce a persona alla Gabanelli o altri, è un fenomeno anomalo che francamente non so quanto durerà, come durerà, trova alimento nel fenomeno della rigenerazione della politica, negli scandali. Quindi per la sua esperienza questa crisi è una crisi senza ritorno, quella del grillismo? No, questo non lo so, dico che ha preso i voti perché c'era la corruzione, c'erano gli scandali e quindi il socio di riferimento di Grillo è Fiorito come figura emblematica, insomma, no? Quello che ha portato più voti a Grillo è stato Fiorito, più di Grillo stesso. Parlo come personaggio, no? Simbolico, mm-hmm. No? È diventato a un certo, certo punto un simbolo di una certa vicenda, di una certa come dire, parabola del lavoro. Dopodiché, per esempio, no? Vince a Pomezia. Io mi conosco il territorio, so perché vince a Pomezia. Perché? La politica è stata sempre confusa, sempre degradata, i partiti si sono staccati. Lei pensi che il candidato che lui ha battuto, ma questo solo gli intenditori lo sanno, era uno che era del centrodestra, che veniva da Forza Italia, poi ha litigato con quelli del centrodestra ed è diventato il candidato della sinistra, che ha perso. Il centrodestra ha candidato una persona che conosco bene, Luigi Celori, un esponente storico di quel territorio, che è stato consigliere regionale, sì, che fu fregato dalla mancata presentazione delle liste ai tempi della Polverini. Era uno di quelli che era candidato, non fu confermata la regione esattamente, ricorda bene anche lei. Poi Celori, secondo me, ha sbagliato a candidarsi perché era stato già candidato alle comunali qualche anno fa e aveva perso al ballottaggio. Ha voluto insistere perché è una persona che ha una storia su quel territorio, però non è andato neanche al ballottaggio. Quindi l'area moderata, insomma, ha presentato un candidato che non è andato al ballottaggio. Un altro che è stato escluso, certamente non si sarà ammazzato di fatica, insomma, no? Un tale Piselli. Dopodiché il candidato della sinistra veniva dal centrodestra, quindi lì hanno potuto mietere facilmente a Pomezia, certo, i grillini in un contesto politico. Poi lì il comune di Pomezia spesso è caduto anticipatamente, eccetera. Quindi io che conosco il territorio non mi spavento e non mi eccito di fronte al risultato di Pomezia, perché conosco la storia locale di Pomezia e lì non a caso i grillini hanno vinto, dove casomai invece a Belletri, a Santa Marinella o in altri posti ha vinto il centrodestra o ha vinto il centrosinistra, non hanno vinto i grillini. Quindi credo che conoscano la storia di Pomezia anche i grillini, però bisogna leggere i risultati attraverso, come dire, la filigrana dell'esperienza. E i grillini potrebbero anche avere un ritorno se la politica non conclude niente, se ci fossero scandali, se non si fanno le riforme, se si aumenta l'IVA. Se invece c'è la capacità di gestire questa delicata fase, ci si accorgerà che Grillo è uno che urla con la faccia gonfia, ma insomma poi alla fine non mi pare uno a cui uno affiderebbe i propri risparmi o il futuro dei propri figli. Bene, grazie per questa analisi topografica, oserei dire. Topografica, la politica va conosciuta. Io vorrei capire cosa c'è dentro il cervello di Gasparri, ci sono risultati elettorali, telefonini, elenchi degli iscritti e un database. Cioè, bisogna donare il cervello le do un altro retroscena. E metterlo in qualche museo. Le do un altro retroscena, una cosa che a me viene invidiata da molti, è il mio know-how.
cioè il fatto che io conosco tante situazioni, perché io poi dall'elettore di Pomezia all'amministratore di un grande gruppo nel corso di una lunga vita politica ho incontrato tutti, e quindi ho un po' un know-how, una conoscenza, insomma, e questo credo che sia qualcosa di utile in politica, soprattutto in questi tempi così confusi. Bene, ad Assemini che è successo? No, non mi dica che sa anche... Ad Assemini? No, se sa anche cosa è successo ad Assemini. No, c'è una mia collaboratrice, molto disperata, l'altro giorno mi ha mandato un messaggino, perché ad Assemini c'era questo ballottaggio, il centrodestra anche lì era molto molto debole, però se vuole le posso, posso mettere in contatto con Vissia Pillitto, che è una ragazza che ha collaborato con la mia segreteria, che è di Assemini, era l'assistente di Carmelo Porco, ricorda Carmelo e Porco? E come no, l'uomo che sconfisse Mario otto segni. E quindi se vuole le faccio vedere tanti fuoco volgere. Bene, Gasparri Vision, buonasera. Buongiorno, grazie. Arrivederci.